Eccoci, ciao a tutti e oggi affrontiamo qui sul canale un autore di cui non ho mai parlato prima. E proprio voi sui sondaggi mi avete fatto notare che mancava questo tipo di contenuto. E allora eccoci qui per commentare insieme alcuni testi di Shakespeare. In tutta la sua vasta produzione mi sono andato a scegliere i sonetti. Quindi per ora evitiamo di parlare delle grandi opere teatrali, Romeo e Giulietta, Amleto, Otello, ma ci soffermiamo oggi invece sulle sue poesie. Sui suoi sonetti, perché proprio questi testi? Perché ci permettono, a differenza delle altre opere, di entrare un po' più nel backstage di questo autore. In che senso? Nel senso che siamo in grado, grazie a questi testi, di andare a scoprire un po' meglio l'interiorità, l'intimità di Shakespeare. Non che questa non venga fuori anche dalle sue grandi opere teatrali, però effettivamente qui sembra proprio averci donato qualcosa di completamente personale, intimo. Non a caso il poeta inglese William Wordsworth diceva proprio che egli ci ha dischiuso il suo cuore. E allora li andremo a leggere. Considerate che sono 154 in totale, ne leggeremo circa 5-6, i più belli. E questi sonetti sono accomunati dalla presenza di alcune grandi tematiche che fanno parte sì del teatro di Shakespeare, ma sono proprio caratteristiche di questa opera. Opera che tra l'altro è stata pubblicata senza il volere dell'autore, nel 1609 da tale Thomas Thorpe, un editore inglese che insomma se n'era infischiato del diritto d'autore, ma all'epoca funzionava un po' così, insomma le leggi sul diritto d'autore sono abbastanza moderne e quindi c'era la possibilità anche di pubblicare senza l'intervento dell'autore delle sue poesie, e così è stato. Ma non ci interessa entrare tanto nella questione editoriale, vorrei rimanere sui testi. E allora partiamo fin da subito dicendo che i testi che leggeremo noi fanno parte della prima sezione dei sonetti, quella che va dal sonetto 1 al 126, e perché raggrupparli in una sezione unica? Perché sono tutti dedicati probabilmente ad un'unica persona, un uomo, un fair youth, come viene chiamato ormai su tutti i libri di letteratura. Qui da subito ci approcciamo ad un argomento controverso. La maggior parte dei sonetti, che sono sonetti d'amore praticamente, di Shakespeare, sono dedicati a un uomo. E questo potete immaginare che ha creato nel tempo, nella critica letteraria, parecchi pruriti. Tant'è che sono state avanzate tantissime ipotesi, alcune oggi ci fanno anche un po' sorridere, la critica si è veramente sbizzarrita, individuando un motivo tutto poetico, platonico, irreale dietro a questa figura del fair youth, che però in realtà, insomma, sembra molto concreta. Infatti, questi 126 sonetti sono dedicati ad un personaggio in carne ed ossa, e dico questo perché effettivamente è proprio la carne di questo personaggio ciò che rimane dopo una lettura dei sonetti. Cioè, questo personaggio viene descritto più e più volte per la sua grande bellezza, per il fatto che il suo corpo addirittura è talmente bello che andrebbe replicato, cioè deve fare dei figli necessariamente questo fair youth per mantenere viva la sua bellezza. Shakespeare glielo consiglia più volte e soprattutto questa dimensione corporea, questa sua fisicità è effettivamente il centro di una riflessione più grande per Shakespeare sulla fugacità del tempo e sulla corruttibilità della bellezza e della vita umana. Cioè è proprio la carne, il corpo di questo personaggio ad essere intaccato dal tempo che scorre. È proprio la paura principale di Shakespeare, quella che questa bellezza che è fisica non ci sia più. Ma se non bastasse questo, insomma, questo ragazzo viene esplicitamente chiamato più e più volte My Love. Le poesie sono incontrovertibilmente poesie d'amore, sono poesie vibranti di passione. Esce fuori, insomma, una partecipazione emotiva del poeta molto forte. Mi sembra ci sia dentro tanto del modello classico, del modello dell'omoerotismo classico. C'è tanto petrarchismo in linea con il gusto dell'epoca. E quindi facciamola un po' finita e andiamo al sodo. C'è una dedica enigmatica all'inizio di questa raccolta che ha contribuito a creare mistero attorno al dedicatario di queste poesie così belle. La dedica, infatti, è una dedica a un certo Mr. WH, cioè un uomo che non siamo mai riusciti a identificare. Si è provato a vedere in lui personaggi noti, come per esempio il duca di Southampton, che era tra l'altro protettore del poeta, ma insomma a molti questo mister non convince. Insomma, il duca di Southampton aveva un titolo nobiliare troppo alto per essere definito mister. Dall'altra parte, alcuni grandi nomi come Oscar Wilde si sono occupati di questo misterioso WH e appunto hanno scritto addirittura dei testi su di lui. È stato proprio Oscar Wilde, infatti, a ipotizzare con un suo racconto, il ritratto di Mr. WH, che fosse un
un giovane attore della compagnia teatrale di Shakespeare. Insomma, oltre il ritratto di Dorian Gray, sappiate che Oscar Wilde ha scritto pure il ritratto di Mr. WUH. Ma insomma, non sapremo mai chi è veramente questo mister al quale l'opera è dedicata. Ma non ci interessa nemmeno troppo. Non ci interessa nemmeno troppo che siano dedicati ad un uomo questi sonetti. Ci interessa in realtà la bellezza di quello che questi sonetti dicono. Ci interessa la capacità di Shakespeare di toccare temi universali parlando di una questione invece tutta individuale. Ma insomma, non ci dilunghiamo, andiamo ai testi. Io vi ripeto, vi leggerò soltanto alcuni testi della prima sezione, quella per questo ragazzo. In realtà poi ci sono una serie di testi che sono dedicati ad una Dark alla quale Shakespeare, però, più che sonetti appassionati e amorosi, dedica una misoginia pesantissima a volte, o in generale una sorta di scherzoso dileggio. Insomma, sono in realtà componimenti molto belli. Però in questo video voglio fermarmi soltanto a quelli dedicati al Fair Youth. E proprio per tutti i discorsi che abbiamo fatto su questo Fair Youth, cominciamo leggendo un sonetto, il 20°, che secondo me è molto interessante, anche molto moderno, non so, c'ha un gusto moderno perché sembra quasi riflettere su tematiche su cui noi oggi riflettiamo. Le tematiche di questo sonetto, che vuole essere una lode per il ragazzo amato, sono delle tematiche però che hanno a che fare anche con il mito dell'androgino, con l'argomento dell'androginia. Insomma, questo uomo effettivamente ha dentro di sé dei caratteri maschili e femminili insieme, e la poesia comincia proprio così: viso femmineo che natura di sua man dipinse, hai tu, sire, signora della mia passione. Guardate, proprio in inglese è master mistress, quindi è proprio Shakespeare che vuole giocare sull'ambiguità del genere. Non è un'interpretazione, un'analisi, una sovrastruttura, è proprio l'autore che ci indirizza verso questa confusione di genere. Cuore gentil di donna che però non conosce la scaltra volubilità consona alle donne false, occhi più puri dei loro, meno perfidi nel guardare, che rendono prezioso l'oggetto su cui si posano. Uomo all'aspetto, che assommando ogni fascino ruba gli occhi agli uomini e avvince il cuore delle donne. Un rubacuori, praticamente, questo Fair Youth. E per essere donna tu prima fosti creato, finché natura nel foggiarti non si invaghì e con un tocco in più ti sottrasse a me, dandoti una giunta inutile al mio scopo. Ma poiché forma ti diede per soddisfar le donne, sia loro il piacere dei sensi e mio il tuo amore. Sembra quasi in quest'ultimo distico che effettivamente al poeta rimanga un amore che però è tutto platonico, mentre alle donne il piacere dei sensi. E effettivamente queste sono poesie di dolore anche, per un amore che evidentemente, almeno quello che ci sembra di capire, non viene vissuto come si vorrebbe. Ma andiamo avanti con la lettura perché c'è un altro sonetto, il 29, che ci racconta proprio l'interiorità del poeta. A questo sonetto, tra l'altro, sono molto affezionato perché il primo verso, When in disgrace with fortune and man's eyes, ha a che fare tanto con una frase che mi è cara di Michelangelo, in disgrazia del cielo e della terra. Si nota una certa somiglianza tra le due frasi. Entrambi i poeti sono innamorati, almeno in quello che scrivono, di uomini. Entrambi i poeti, per descrivere il proprio stato, utilizzano parole molto simili. Mi sorprende questa disgrace, no? Questo sentirsi in stato di disgrazia in viso agli altri, sia alla terra che agli dèi. Qui Shakespeare ci dice invece sia alla fortuna che agli uomini. Insomma, qui tento un'interpretazione che è tutta mia, ma è una sensazione molto comune per gli uomini che amano altri uomini. Vi dicevo che a questa frase di Michelangelo sono molto affezionato perché appunto un mio libro si chiama proprio In disgrazia del cielo e della terra e parla dell'omosessualità nella letteratura italiana. Fine dello spot, andiamo avanti. In solitudine piango il mio reietto stato ed ossessiono il sordo cielo con futili lamenti e valuto me stesso e maledico il mio destino. Volendo essere simile a chi è più ricco di speranze, simile a lui nel tratto, come lui con molti amici e bramo l'arte di questo e l'abilità di quello, per nulla soddisfatto di quanto mi è più caro. Se quasi detestandomi in queste congetture mi accade di pensarti, ecco che il mio spirito, quale allodola che s'alzi a rompere del giorno dalla cupa terra, eleva canti alle porte del cielo. Quel ricordo del tuo dolce amor tanto m'appaga che io più non muto l'aver mio con alcun regno. Bellissima. E queste sono queste che vi ho letto, delle poesie che parlano dell'amore di Shakespeare per questo ragazzo. Ma effettivamente il tema principale dei sonetti di Shakespeare non è nemmeno questo. Leggendo complessivamente l'opera, quello che si nota è che Shakespeare è interessato a raccontarci qualcosa di più, qualcosa che può diventare universale. Quello che ci racconta infatti è il sofferente,
tremendo rapporto dell'uomo con lo scorrere del tempo e con la morte. E questo c'è da notarlo, insomma, tutti i più grandi poeti, i più grandi pensatori, i più grandi filosofi della storia hanno avuto come tema ricorrente, insistente, petulante all'interno della loro produzione la morte. Sono un po' accomunati, se ci pensate, da questo tema, no? Che è quello che fa più male, che è quello che effettivamente interessa di più a tutti noi uomini, anche se fingiamo di dimenticarcelo che moriremo. In realtà questo tema è lì e mi sembra di aver capito che più hai sensibilità, sensibilità poetica, artistica soprattutto, più questo tema diventa ingombrante per te e devi parlarne nelle tue opere. E appunto anche Shakespeare, che su questo argomento torna più e più volte. Vi dicevo infatti prima che la bellezza di questo Fairy Youth è una bellezza che si corrompe a causa dello scorrere del tempo. Anzi, il tempo è il vero nemico del poeta perché gli sottrarrà il suo amore, gli sottrarrà la bellezza del suo amore facendolo invecchiare. Questo è un tema anche petrarchesco. E quindi, in modo disperato, il poeta cerca dei modi per far resistere invece la bellezza al tempo, per sfidare la morte. Chiaramente, il modo che un poeta ha per far sopravvivere il proprio amore per sempre, la poesia. E allora ecco che anche Shakespeare, in mezzo a tante riflessioni amare, di morte incombente, di tempo che scorre e distrugge tutto, poi ci scrive nel sonetto 60 che invece una speranza, una possibilità per mantenere in vita per sempre il proprio amore c'è. Vi leggo il sonetto perché è bellissimo. Dice: come le onde si susseguono verso la pietrosa riva, così i nostri minuti si affrettano alla loro fine. Ciascuno spingendo via quello che ha dinanzi, tutti con incessante affanno lottano in avanti. Guardate proprio questo incedere, no, del tempo, come se fossimo su una riva con delle onde che portano via di volta in volta delle pietre. Quando una nuova vita, affacciatasi alla luce, con gran fatica è giunta alla sua maturità, insidiosi influssi le contrastano tale gloria e il tempo ora distrugge il dono che le diede. Dice proprio sul momento più bello, quando la vita si è affacciata alla luce e ha raggiunto la sua maturità, proprio in quel momento si contrasta tale gloria. Il tempo comincia a corrompere già da quel momento la vita di quell'individuo. Il tempo travolge il fiore della gioventù e scava fonde rughe in fronte alla bellezza, si pasce, si nutre delle più rare dolcezze del creato e nulla risparmiato al mieter della sua falce. Ed ecco qui alla fine la soluzione possibile a questo orribile scorrere del tempo. Una soluzione che tra l'altro viene messa proprio in evidenza dal fatto che venga detta nel distico. Vi spiego velocissimamente: il sonetto shakespeariano, elisabettiano, è composto da tre quartine e un distico finale in rima baciata, che di solito funziona come sentenza, come chiusa finale, no? In cui il poeta condensa proprio il significato di quello che voleva dire. E qui è proprio un chiaro esempio di questo, perché in distico sono messi questi due versi: ma i miei versi resisteranno alla futura età per dire il tuo valore contro il suo crudel potere. Quindi contro il potere crudele del tempo che scorre, i miei versi resisteranno anche in futuro per darti valore. Ed è simile in questo senso la riflessione che fa nel sonetto 81, un altro sonetto che ho selezionato per voi. E sia che io viva per scrivere la tua epigrafe, o che tu sopravviva a me consunto sottoterra, mai morte potrà da qui sottrar la tua memoria, anche se ogni parte mia sarà dimenticata. Il tuo nome da qui trarrà vita immortale, anche se scomparso, io morirò per tutto il mondo. La terra a me darà soltanto una comune fossa, mentre tu sarai sepolto in ogni sguardo umano. Tuo monumento saranno i miei devoti versi, che occhi non ancor nati leggeranno attentamente. Eccoci qui, noi siamo gli occhi non ancor nati che leggono queste poesie di Shakespeare e attraverso questa lettura noi stiamo rendendo immortale il ricordo di questo ragazzo. Mi viene proprio in mente Orazio quando diceva di aver eretto un monumento più duraturo del bronzo, cioè appunto la poesia. La poesia da sempre è considerata forse l'arte più resistente al tempo, quella che non invecchia davvero mai. Noi ancora oggi leggiamo Saffo, leggiamo Omero, leggiamo componimenti di altre civiltà ancora più antichi e abbiamo ancora la possibilità di cogliere, grazie a queste letture, il fiato vitale di questi poeti così antichi, no? Così lontani nel tempo. E future lingue, eccoci qua, ripeteranno la tua esistenza quando sarà spento ogni respiro di questo mondo. Tu vivrai sempre, tal virtù alla mia penna, sulle labbra di ogni uomo ove alita la vita. Ragazzi, c'è riuscito. Vivrai sempre, è stata una promessa rispettata.
Chiudo questa brevissima lettura dei sonetti di Shakespeare leggendovi il 116, che è un sonetto d'amore vero e proprio, ma che tocca un po' tutto, il tema dell'eternità, il tema di nuovo del tempo che scorre, insomma, racchiude un po' tutto secondo me ed è molto bello da anche giocarsi se state cercando una poesia d'amore particolarmente romantica da dedicare, insomma, è un sonetto che si presta bene a tutti gli usi che ne vogliamo fare, perché semplicemente è un tentativo di Shakespeare di dirci cosa è e cosa non è amore. Quindi tira giù una vera e propria teoria amorosa che è assolutamente condivisibile ed è bellissima da leggere. Non sia mai che io ponga impedimenti all'unione di anime fedeli. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro si allontana. Oh no, amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. È la stella guida di ogni sperduta barca, il cui valore è sconosciuto benché nota la distanza. Amore non è soggetto al tempo, pur se rose, labbra e gote dovranno cadere sotto la sua curva lama. Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio. Se questo è errore, e mi sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno ha mai amato. E non è un errore. È davvero così. L'amore resiste impavido all'estremo giorno del giudizio e la dimostrazione sono proprio i sonetti di Shakespeare. Delle poesie che sono vive, vivissime, ci sembra di averlo qui accanto mentre le leggiamo, eppure un uomo di 500 anni fa. Ecco, io mi fermo qui. Fatemi sapere se vi sono piaciute e fatemi chiaramente tutte le richieste che volete qui sotto nei commenti, perché cercherò di fare anche dei video in base alle vostre richieste. Vi ringrazio quindi per l'ennesima attenzione e ci rivediamo il prossimo venerdì.